Mariani, ma secondo lei il presidente Marsiglio ha delle carte in mano della procura? Così ha riferito in consiglio, sicuramente ha elementi, altrimenti non penso sia uno sprovveduto il presidente della regione che lancia accuse rilevanti sotto il profilo giudiziario, ma ho già anticipato appunto in conferenza stampa che il presidente D'Alfonso, l'ex presidente D'Alfonso, è disponibile ad un confronto anche su questa materia, perché dopo l'ennesima accusa del presidente della regione veramente sono stufo e saturo di non parlare dei problemi reali della gente, ma di parlare di atti diffamatori e di concetti veramente che mi sono lontani anni luce, quindi che se li chiarisse una volta per tutte con D'Alfonso. Facciamo anche chiarezza, quali sono questi atti? Lui parla di faccendieri che vanno a Roma, che sarebbero andati a Roma durante l'epoca della discussione dei project, parla di manager nominati per spintonamento politico con ricaduta e cubatura positiva politica, cioè cose francamente allucinanti. Capisco che c'è stato nervosismo perché hanno portato un papocchio come rete ospedaliera e quindi l'abbiamo incalzati, forse è emersa tutta l'incapacità dei consiglieri regionali della provincia di Teramo che non hanno parlato, sono stati in silenzio, è emersa tutta l'impreparazione del presidente della quinta commissione sanità, quindi li abbiamo spiazzati su questo probabilmente, però noi pensiamo, io penso che sia necessario un confronto tra Marsiglio e D'Alfonso. D'Alfonso ha accettato, così una volta per tutto chiarisca le carte che ha in mano, gli elementi che ha in mano. Secondo lei come si mettono adesso i consiglieri regionali del centrodestra, l'assessore Quaresimale, che hanno comunque dato via libera a questa rete ospedaliera? Ma ormai abbiamo assistito in questi anni a persone che non hanno detto una parola quando sono stati stanziati 40 milioni di euro per il Covid Hospital di Pescara, non hanno detto una parola quando fiumi di denaro sono andati verso altre province, ormai mi sembra una provincia senza rappresentanza politica, lo abbiamo visto, naturalmente Marsiglio è venuto in questa provincia a richiamare le vecchie guardie come Paolo Gatti, perché naturalmente non reputa degni di essere rappresentanti di questa provincia i consiglieri che ha avuto fino ad oggi.